Coltiva piante di droga nell'orto di casa anziché pomodori e melanzane. I carabinieri di Tavoleto lo scoprono e lo arrestano. È la sorte toccata ad un 41enne che aveva allestito dietro la casa una piantagione di marijuana con 13 piante dell'altezza compresa tra gli 80 e i 2 metri, abilmente occultate tra altre piantagioni. Nella perquisizione della sua abitazione i carabinieri hanno scoperto un laboratorio vero e proprio per la lavorazione, l'essiccamento e il confezionamento di droga. Scoperta, oltre ad altri utensili, anche una lampada per accelerare l'essiccamento delle foglie ed un quantitativo di marijuana già pronta per la lavorazione di circa 3 kg per un valore commerciale all'incirca di 10.000 euro. Hanno tratto così in arresto un 41enne che in casa aveva una vera e propria piantagione di marijuana. E in casa poi troveremo tutto quello che è l'occorrente per una coltivazione vera e propria. Questo 41enne è stato arrestato e messo a disposizione dall'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagato l'obbligo di firma ai carabinieri proprio di Tavoleto. All'uomo, arrestato martedì scorso per coltivazione e produzione illecita ai fini di spaccio di stupefacenti, è stata commissionata la custodia cautelare con obbligo di firma dal Tribunale di Urbino. I carabinieri della stazione di Tavoleto, guidati dal maresciallo capo Alfredo Severini, da tempo stanno eseguendo numerosi controlli nel territorio per contrastare lo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle fasce giovanili. A finire nella rete dei militari anche un 50enne di Monte Calvo in Foglia che coltivava una pianta di marijuana dell'altezza di 2,60 m e che è stato denunciato per questo in stato di libertà per detenzione e coltivazione. E inoltre un 18enne trovato in auto in un parcheggio di un locale della zona con un modesto quantitativo di droga per cui è stato soltanto segnalato alla prefettura per uso e detenzione ai fini personali di stupefacenti. Stiamo cercando di partiamo dagli ambienti scolastici, quindi iniziano adesso un ciclo di conferenze proprio nelle scuole e Tavoleto partecipiamo, saranno sempre alla nostra attenzione, così anche su Pesaro e nei comuni del comprensorio. Poi dopodiché naturalmente dopo le scuole passiamo ai luoghi frequentati dai giovani, così proseguiremo adesso nell'entroterra con i vari locali che attirano giovanissimi partendo dalla zona di Vallefoglia fino ad arrivare a Tavoleto.